Oggi parliamo della cottura diretta, o meglio la grigliata, e di come fare il setup del nostro barbecue, che sia aperto o con il coperchio. Come già abbiamo specificato nei precedenti video, la cottura diretta consiste per l'appunto nel grigliare i cibi direttamente sulla griglia rovente, con la fonte di calore ardente sottoposta ad essi. È consigliata per cibi di piccolo taglio e per cotture veloci in un tempo compreso nei 20 minuti. In pratica i cibi sono a contatto diretto con la zona di propagazione del calore. Il calore è dato dalla combustione derivante dal legname, come la brace, i bricchetti di carbonella compressa, pellet o da fonti alternative come il gas o una resistenza elettrica. Questo genere di cottura è pratico ed è applicabile ovunque. Basta che il fuoco sia in sicurezza e che abbiamo supporti idonei per reggere il cibo sulla fonte di calore. Possiamo utilizzare gli strumenti che vogliamo. La tecnica di cottura è uguale per tutti. L'unica cosa che cambierà è l'aroma che noi andiamo a conferire ai cibi. Dipenderà dal combustibile usato e dalla costruzione del dispositivo di cottura. Se non l'avete fatto, vi invito a dare un'occhiata al video dove si parla degli aromi e delle affumicature ai cibi, cliccando qui sul link in alto o in descrizione qui sotto. Andiamo a vedere come si prepara il setup di un grill e come si gestiscono i cibi in cottura, specie quando si alzano le fiamme. Partiamo dal setup, la preparazione del dispositivo prima della cottura dei cibi. Il dispositivo e le griglie devono essere puliti da grassi residui e da cenere dei precedenti utilizzi. Se usiamo la carbonella o la brace, devono essere totalmente incandescenti e non devono essere fiammanti e neanche metà accesi o mezzi spenti. La griglia di cottura deve essere riscaldata almeno per 15-20 minuti. Disponiamo il combustibile acceso in maniera uniforme sul nostro grill, lasciando una zona della griglia libera dalla fonte di calore. Come vedremo in seguito, questa sarà la nostra zona di sicurezza. Per quanto riguarda invece i barbecue a gas o elettrici, accenderemo i fuochi solo da una parte della griglia, lasciandoli spenti in una determinata zona. Così facendo, dobbiamo immaginarci il nostro piano di cottura, in questo caso la griglia, diviso in più aree, dove in corrispondenza del fuoco avremo la massima temperatura. E a man mano che ci allontaniamo verso la zona di emergenza, la temperatura scende gradualmente. Anche l'altezza della griglia influisce sul valore della temperatura e della potenza di calore che va a irraggiare i nostri cibi. Se abbiamo bisogno della massima temperatura per una cottura rapida ed avere una bella reazione di Maillard sulla nostra bistecca, basta abbassare la griglia al massimo. Se invece abbiamo dei cibi delicati come verdure, carne bianca o pesce, alziamo la griglia alla distanza giusta. Nel caso di barbecue a gas o elettrici, ci regoliamo con la manopola. Domanda: se invece abbiamo un kettle che l'altezza della griglia non è regolabile, useremo una griglia o uno stand con il rialzo, oppure usiamo quella griglia di rialzo del microonde, oppure quella del fornetto elettrico, tenendola sollevata da barattoli vuoti o mattoni, o più semplicemente riduciamo l'accumulo di carbonella, distribuendola più largamente in modo da abbassare la temperatura. Qui colgo l'occasione per un suggerimento per cotture combinate di cibi con diversa consistenza. Per esempio, cottura combinata di carne rossa e verdure. In questo caso si necessitano di livelli di temperatura diversi. Bisogna lavorare a zone differenti. Carni da una parte e verdure dall'altra. Nella parte dove cuocete la carne e avrete bisogno di più temperatura, potete accumulare una quantità maggiore di combustibile, mentre nella parte dove cucinerete le verdure spargerete il combustibile in maniera meno concentrata, in modo da avere una temperatura più dolce. I tempi di cottura saranno valutati in base al tipo di cibo che state cucinando, dallo spessore, dal grado di preferenza e al raggiungimento del valore esatto della temperatura interna. In questo caso vi sarà utile un termometro per alimenti. Può capitare che alcuni cibi grassi possano sprigionare il loro liquido e fungere da benzina sul fuoco, generando delle fiammate che potrebbero bruciare la nostra pappa. Come facciamo ad evitare questo?
Precisiamo che la nostra carbonella o brace, se è stata ben accesa precedentemente, con la colata di grassi non dovrebbero generare delle fiamme, o almeno dovrebbero essere delle vampate di poca consistenza. Ma supponiamo che questo non accada comunque. Come ci comportiamo? Supponiamo che stiamo grigliando del cibo molto grasso, come della pancetta, del bacon, delle salsicce o altro, e si sviluppano delle fiamme. La prima operazione da fare è prendere tutti i pezzi coinvolti dalle fiamme con la nostra pinza e spostarle nella famosa zona di sicurezza che abbiamo precedentemente creato, la zona senza il combustibile. Se non abbiamo creata per motivi di spazio, teniamo sempre a portata di mano un vassoio per recuperare il cibo e metterlo in sicurezza. Non spegnete le fiamme buttando acqua o spruzzando acqua. Così spegnerete anche il carbone, basta semplicemente una paletta e spostare un po' la carbonella o buttarci sopra una spolverata di cenere. Una volta gestite le fiamme potete rimettere il cibo sulla griglia. Se avete un barbecue con il coperchio basta chiuderlo senza andare a spostare il cibo dalla loro posizione. Il fumo trattenuto dal coperchio andrà a togliere l'ossigeno alle fiamme spegnendole. Ma non tenetelo troppo tempo chiuso, altrimenti andrete ad affumicare eccessivamente il cibo. In ogni caso ci sono alcune griglie particolari fatte a V che recuperano la maggior parte del grasso evitando che vadano direttamente sulla brace accesa. Se invece sceglierete di grigliare con il coperchio chiuso avrete tre vantaggi: controllo totale delle fiammate, cottura uniforme dei cibi e una aromatizzazione maggiore di essi. Ma ricordate sempre di avere l'apertura massima dei bocchettoni d'aria, sia inferiori che superiori. Accertatevi sempre che la brace sia ben accesa e pulite spesso dalla cenere incaduta la bocchetta d'aria inferiore azionando l'apposita leva sottostante. Post scriptum: mettere un cubetto di ghiaccio sui cibi è una boiata pazzesca. Fate delle buone marinature se volete cibi morbidi e succulenti. Il grill è passione e devozione. Grazie per aver visto il video e iscrivetevi al canale. Buon appetito a tutti!